popolo rossonero, amici di YouTube, benvenuti alla casa del benzinero. Raga, voglio ringraziarvi tutti perché ieri abbiamo fatto una live strepitosa. Grazie a Beppe Mango di essere entrato in live. Peccato, sarebbe stato più bello se c'eri dentro in tutta, perché i ragazzi si sono divertiti. Comunque ne rifaremo altre. Mirabelli, posso dirti una cosa? C'hai frantumato i coglioni. Ogni volta devi sempre punzecchiare la società, devi sempre punzecchiare Maldini. Mirabelli, basta. Hai l'opportunità di tacere. Per me un grande dirigente, quando va via dalla società per cui ha lavorato, tace, non dice niente, non continua a rompere i coglioni ai nostri dirigenti facendo il fenomeno, facendo interviste come se tu fossi stato il più grande dirigente della storia del Milan. Cazzo! Allora, se tu hai la facoltà di poter parlare, ok, parla. Ma cavoli, non lo fa Gagliani, che ha tirato su Champions col Milan. Tu non perdi l'occasione di punzecchiare i nostri dirigenti. Cosa ha detto Mirabelli ieri, raga? Allora, prima cazzata che ha detto, che il Milan, lasciando perdere Çalhanoğlu e Donnarumma, perde un capitale da 150 milioni. Adesso, con tutto il rispetto, sono stato io il primo estimatore di Donnarumma. Ma quanto può valere sul mercato Donnarumma? 60? 70? Facciamo 65, andiamo a metà. Çalhanoğlu quanto può valere sul mercato? Io vi dico, non più di 30 milioni. Quindi abbiamo perso un capitale che si aggira intorno ai 90-100 milioni. Non 150, perché adesso io non so tu quanto lo valuti Çalhanoğlu. Dopo spara anche che Çalhanoğlu, il Milan si pentirà di non avergli rinnovato, ed è anche un bravo ragazzo, un ottimo ragazzo. Allora, raga, Mira, ascoltami un attimo, tu sei quello che con 220-240 milioni mi hai portato in Europa League, il massimo che sei riuscito a fare, con una svagonata di milioni in un solo calciomercato. Tu sei questo. Quindi non puoi parlare, mi hai portato bidoni esagerati. L'unica cosa che io ti riconosco è stato che sì, che è un campione, e André Silva, perché non abbiamo avuto la pazienza di aspettarlo, anche se secondo me lo scambio André Silva-Rebic avrebbe ingolosito tutti, quindi io non reputo un errore quello scambio. E poi comunque rispetto, perché Andrea Conti, quando l'abbiamo preso eravamo tutti contenti, aveva fatto una stagione strabiliante, ma il resto ci hai portato della fuffa incredibile, che abbiamo speso fior fior di quattrini. Quindi zitto, Çalhanoğlu non è un bravo ragazzo come dici tu, e non ce ne pentiremo perché non è il fenomeno che dici tu, è stato un buon giocatore per noi, non lo rinneghiamo, ma lui ha rinnegato noi, lui se n'è andato all'Inter per pochi spiccioli in più nella nostra squadra rivale. Quindi una brava persona, un bravo ragazzo non fa una cosa del genere, va via, va in una squadra qualsiasi, ma non va all'Inter. Vedrai che noi non rimpiangeremo Çalhanoğlu come non abbiamo mai rimpianto tu te. Ovvio, anche Maldini, anche Massara sanno che hanno commesso degli errori. Penso che loro, con il troppo pensiero che hanno avuto in estate, da dire troveremo un accordo con Donnarumma e Çalhanoğlu, perché si sono fidati di loro, perché hanno pensato questi qua un accordo lo troviamo nell'arco della stagione, perché comunque amano il Milan. Invece anche loro, come noi, sono trovati fregati in pieno, hanno fatto quell'errore, sono io il primo a dire servivano quei 90 milioni. Ma non sono stati imbarazzanti come è stata la coppia Mirabelli e Fassoni. A un certo punto hanno detto sì, abbiamo sbagliato, ma non possiamo continuare a sbagliare e darvi 12 milioni, 5 milioni più bonus a dei giocatori che non valgono quei soldi. Quindi
hanno fatto vedere la forza del Milan, quindi qualcosa di buono l'hanno fatto anche loro. Ma tu, Mirabelli, devi smetterla di continuare a punzecchiare la nostra società perché non sei nella posizione per farlo, Mira, non sei nella posizione di farlo. E tu ogni volta parli, 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 parli. Non hai vinto un cazzo col Milan. Mi dai fastidio ogni volta. Sei stato uno dei dirigenti, anzi, se non il dirigente più imbarazzante che abbiamo avuto. Quindi, Mira, lascia perdere. Ti do un consiglio, lascia perdere. Detto questo, raga, ce ne faremo una ragione anche delle cazzate che dice Mirabelli. Ah, un'altra cosa ha detto Mirabelli che stavo dimenticando, mi stava sfuggendo dal cervello. La prossima grana che avrai in Milan è che sì, perché quelli in scadenza si devono risolvere prima di giugno. Allora, Mira, anche su questa cosa qua ti contraddico. Guarda, io ti dico che il rinnovo fino almeno a metà luglio, certo, andava fatto prima, non hai tutti i torti, ma fino a metà luglio si può cercare di farlo. Se poi non si trova una soluzione con i rinnovi, vanno messi sul mercato. Quello è naturale. Io spero comunque che il Milan dia una prova di forza e rinnovi subito a Kessié, zittisca quel cazzone di Mirabelli. Sono convinto che lo faremo, sempre forza Milan. Mirabelli, stai zitto, non parlare del Milan, non sputare nel piatto dove hai mangiato fino all'altro ieri. Lo so che ti brucia il peperone e vorresti esserci tu, ma se c'eri avresti continuato a fare danno, sempre forza Milan.